questo sole, mio, tuo, nostro, di tutti. Vorrei tornare a te, terra mia. Vorrei poter ancora a voi parlare, uomini dalle mani sudate vuote, aperte al vento amaro della notte. Da poeta a poeta, da uomo ad uomo, da innamorato ad innamorato. All'alba abbiamo scritto per te, per noi, questa lettera. Una democratica corona dorata di sole ed intarsiata nella nostra fiducia. Riponiamo, oggi, sulla tua testa. Corona tanto sfolgorante quanto grave e pesante, di raggi sfuggenti e contornata, belli come i raggi del sole. Ma quando tu ti avvicini con quei raggi, puoi ferire chi ti ama. Con quei raggi puoi strappare dagli alberi le verdi foglie. La strada del bene tu puoi ripercorrere insieme a noi. Nei giorni che verranno, noi abbiamo scelto te. Ma prima ancora di te, la tua parola è venuta dal cuore. E innanzi a te corriamo per rimuovere quelle pietre su cui già una volta, inesperto, sei inciampato. Perché il tuo bene è il nostro. Non servono più le lenti, ora terse, ora appannate, che ti ha offerto chi ti era più vicino, per guardare e giudicare fatti nuovi, ora che nuovi non sono più. Così noi vediamo con te che la campagna muore. Così noi vediamo con te che la campagna muore sotto le distese di pannelli e pannelli di fotovoltaico e fa male fare del male alla vita col bene. Bene. E ubicare i pannelli sui tetti, su tutti i tetti possibili. Bene è lasciare ai fiori, che ci nutrono l'anima e il corpo, i loro campi, amati dalle mani dei nostri padri. Così nessuno può distruggere il paesaggio, il libro aperto al cielo della nostra memoria, scritto dal lavoro millenario degli uomini, scritto dalla natura. Nessuno ha questo diritto. Nessuno. Nessuno può pensare di fare quanto oggi nel Salento è in progetto, con uso malsano di una forza sana della natura, il vento. Si collochino allora tutti i voluti, necessari, mastodontici, mulini del vento in alto mare, con le dovute accortezze, se si ama il mare, laddove minori sono le rotte migratorie, molto, molto più a sud di Finibus Terre. Se si ama la terra, se si amano le creature che popolano e animano il cielo e si dia energia pulita a tutti, spegnendo davvero o riducendo la fiamma delle fornaci terribili che avvelenano i nostri figli. Ma così non è. Non è stato e non sarà. Con la perversa vendita dei certificati verdi si lucra persino sulla nostra buona fede. Cos'è accaduto al mondo? Si diboscano le foreste tropicali, si riducono alla miseria le già vessate popolazioni del terzo mondo, si pubblicizza nei nostri campi non più la produzione dei nostri alimenti, la coltivazione della nostra vita e della nostra salute, ma l'incomprensibile produzione di energia ed energia di biomasse. Pianta alberi, tanti alberi, mille e mille nostri alberi in Puglia, per salvare il pianeta, salvando la Puglia, che sta oggi morendo invece per la pancia degli avidi potenti, desertificata al fotovoltaico, sventrata e stuprata. E con lei la nostra identità, con lei la nostra cultura. Per la costruzione delle torri dei signori dei venti, offesa nella sua ricchezza di vita e salubrità, da chi si riempie la bocca di biopalle, spara numeri gradatorie, record, inganna e offende le intelligenze dei suoi simili. Da chi crede che lo sviluppo siano mille capannoni industriali ovunque, mille infrastrutture fotocopie parallele tra loro. Lo sviluppo è quello legato alla vita di una comunità, che sa coniugare, con saggezza, le comodità della modernità e le stanze della vera economia, troppo spesso corrotta dalla speculazione, con la qualità della vita e la salute delle persone, e con rispetto per il paesaggio. Non c'è saggezza dove esiste la parola rifiuto. Nei rapporti tra le persone, tra diversi, nei confronti delle cose. Così non c'è saggezza nel ciclo dei rifiuti. Così non c'è saggezza nel ciclo dei rifiuti che produce a monte rifiuti, che se non differenzia davvero i materiali, non li riutilizza, non vuole produrre fertilizzanti dal rifiuto, rigenera la vita. Non c'è saggezza dove esiste la parola rifiuto. Nei rapporti tra le persone, tra diversi. Così non c'è saggezza nel ciclo dei rifiuti,
che produce a monte rifiuti, che non differenzia davvero i materiali, non li riutilizza, non vuole produrre fertilizzante dal rifiuto rigenera vita, non vuole produrre fertilizzante che dal rifiuto rigenera la vita. Brucia rifiuti, li incenerisce, alimenta e rende necessari i nocivi inceneritori che, come le centrali a biomasse, avvelenano, ammalano, uccidono le genti, i bambini, gli uomini, gli anziani, gli animali, la natura. Un ciclo di rifiuti privo di saggezza, a monte, che crea discariche nella terra, che ferisce la madre terra, fino alla pazzia di autorizzare montagne di rifiuti tossici e nocivi sulle falde carsiche profonde, dove è l'acqua minerale che beviamo, dove è gelosamente conservata la fonte della vita nel Salento. A Corigliano una discarica, follia degli uomini, che gli uomini costruiscono sull'unico bacino d'acqua dolce del Salento assetato. Vergogna degli uomini, crimine contro l'umanità. Non c'è saggezza dove l'agricoltura diventa mera industria e dimentica la vera ricchezza della biodiversità, dei prodotti silvestri, agricoli e pastorali della tradizione. Non c'è amore in chi consente il furto della terra, della roccia, in chi permette di cavare nel suolo pietra e pietra da bruciare ed esportare. Morto cemento, materia senza anima, senza poesia. Non c'è amore in chi, per denaro, vuole inquinare la nostra Puglia, la sua terra, la sua falda, il suo mare, per estrarre bitume oleoso, pece nera, gas, petrolio, dalle sue antiche viscere. Con te innalzeremo barricate per difendere il diritto al futuro di questa terra contro il nucleare, ma per te e per noi. Oggi abbiamo scolpito questa poesia sulle pietre dei nostri cuori, induriti dall'incapacità di comunicare senza timore il vero per il bene, il vero per il bello.